L'autobus 96, una mattina di fine statucciosa, c'era una fauna proprio sontuosa, di donne, uomini ed anche farisei. C'era il manager, giacca e cravatta, con l'aria di uno che si sente fuori posto, costretto a usare l'odiato autobus, umiliato perché c'ha l'auto rotta. La signora dall'aria sussiegosa scuote la testa con fastidio e disappunto. Quegli studenti ignoranti e scioperati, sarà futura nostra classe dirigente. Ma tu parlate al conducente che guida e sembra che non ascolti niente. Guarda lontano e pensa cosa fare quando sarà arrivato al capolinea. Treno G96 sembra volare tra i portici del centro. Smetto di leggere e mi guardo intorno, osservo ogni faccia e comportamento. C'è il mendicante con la fisarmonica che per due spicci accompagna i pendolari, un tipo impavido che sfida i controllori, pronta a scappare vedendoli arrivare. La coppietta di anziani innamorati che dopo anni ancora si accarezzano la mano, e due giovinastri che cedono loro il posto dimostrando che non tutto è perduto. Ma non parlate al conducente che guida e sembra che non ascolti niente. Guarda lontano e pensa grandi cose che scriverà arrivato al capolinea. Anche lei prende il 96, è castana, l'occhio vispo e ben tornita. Provai a bordarla un giorno, cedendogli il mio posto, ma beccai uno schiaffo a cinque dita. A volte c'è il teppista principiante e che si sdraia come in posa coi piedi sul sedile, in stile naif disegna falli enormi per sentirsi superiore e più virile. C'è quell'anziano ligio all'ordine al rigore, ha l'espressione del nostalgico ultimore, a sgrida chi sale dall'uscita e chi scende dall'ingresso, poi si calma palpeggiando una signora. Ma non parlate al conducente che guida e sembra che non ascolti niente. Se guarda indietro e pensa questa gente rinuncerà a arrivare al capolinea. Tornato sul 96, i colori d'autunno hanno preso il sopravvento. L'autobus è vuoto, non so se esser contento. Mi guardo intorno, quasi quasi me ne andrei. C'è solo l'autista che mi guarda riflesso. Questo non è lo stesso, questo è diverso da quell'altro. Questo controlla tutto ed indefesso. Accosta l'autobus e mi chiede: scusi, lei ha obliterato il biglietto? Dice a me: oh oh. Ma non parlate al conducente che guida, sembra che non ascolti niente. Guarda lontano e pensa grandi cose che scriverà arrivato al capolinea. Ma non parlate al conducente che guida, sembra che non ascolti niente. Guarda lontano e pensa grandi cose che scriverà arrivato al capolinea. Che scriverà arrivato al capolinea. Che scriverà arrivato al capolinea. Che scriverà arrivato al capolinea.